ovviamente lo dite voi che era un attacco nei miei riguardi, perché vedo che il presidente non ha il coraggio di nominarmi, ma io dico meglio poveri ma onesti. E poi, problema suo se vive continuamente di rancore e di astio. Nella vita, alimentandosi di astio e rancore, non si va molto lontano. La vita istituzionale è fatta di rapporti corretti. Mi ricorda molto l'atteggiamento, anche se con modalità diverse, che ha contraddistinto in una fase della sua esistenza il governo nazionale, quando non voleva riconoscere l'allora presidente Renzi il ruolo della città. Spiace, capisco che lui ha una sofferenza anche per la città di Napoli, ormai questo me lo dicono tutti, anche tanta gente a Napoli mi chiede certe volte come mai il presidente della regione ha proprio un rapporto allergico con la città, ma ripeto, queste sono domande che dovete porre a lui. Io cerco sempre il dialogo istituzionale, ma a proposito dell'invito ad andarsene, l'unica risposta che mi sento di dire è meglio poveri ma onesti. Noi abbiamo una grande dignità e Napoli è rinata non per De Luca, è rinata per i napoletani. E questo contagio di vita, di cultura, di energia si sta mettendo in rete con tutta la Campania. Noi, a differenza sua, vogliamo costruire rapporti molto belli con tutte le altre città della Campania. Non viviamo di rancore, non viviamo di astio e non siamo soprattutto violenti nell'utilizzare le istituzioni democratiche del nostro paese. Ma io posso dire che in Consiglio metropolitano si sta facendo un bel lavoro di cooperazione istituzionale. Noi siamo politicamente assolutamente distanti e non possiamo in alcun modo essere alleati con alcune forze politiche che stanno in Consiglio metropolitano, penso al PD come penso a Forza Italia, eppure si coopera, a differenza di De Luca che non riesce nemmeno a dialogare col sindaco di Napoli, tra di noi cooperiamo in modo corretto e devo dire, devo dare atto ai consiglieri del PD, come ai consiglieri di Forza Italia, come a tutti i consiglieri, tranne qualcuno che si sfila con polemiche, non a caso viene citato da esempio proprio da De Luca, si riesce a cooperare nell'interesse dei comuni e dei cittadini. Questo credo che sia una cosa, come dire, da sottolineare come estremamente positivo. Laddove non ci sono maggioranze politiche, le istituzioni cooperano, addirittura diventa un elemento di censura che sono troppo morbidi. I consiglieri sono lungimiranti che hanno capito che il sindaco vuole lavorare insieme a loro per dare risposte ai cittadini, forse a differenza di quello che fa qualcun altro. Poi se ci sono questioni politiche all'interno del Partito Democratico è un problema loro, io non entro per nulla, è un partito che anzi fa un'opposizione troppo morbida in Consiglio Comunale, non mi pare, insomma la Valente tutto si può dire tranne che sia morbida, con altri consiglieri abbiamo un rapporto civile, forse non si vuole il rapporto civile tra il sindaco e un consigliere comunale del Partito Democratico, io non lo so, che vogliamo costruire? La comunità del rancore, la comunità dell'astio, dell'odio, visto che vedo che De Luca gli piace ogni tanto richiamare i concetti di violenza, io al primo posto tra le violenze metto la violenza istituzionale, che è quella che fa più male di tutti, quindi forse sarebbe venuto il momento di cominciare un attimo a cospargersi la testa di maggiore umiltà, farebbe bene a tutti e soprattutto ai territori che uno ha l'onore e l'onere di guidare.